Attenzione, Roma in vantaggio con Pruzzo. Pruzzo ha colpito il pallone di testa e ha intaccato sulla destra di Martina. Per tre volte si può dire che Roma ha cercato la via del gol con prepotenza in questi ultimissimi minuti. È molto importante come risultato questo. Qualche tifoso accenna ora a entrare sul terreno di gioco. Subito è ripreso dal compagno e trascinato immediatamente ai margini del campo. Ecco un intervento di Chiodini, uno scambio sul fondo di destra. Vediamo che in questo momento i tifosi accennano ad entrare sul terreno di gioco, ma la partita ancora non è finita e allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale, gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione, di nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Toccarsi un minuto, è la fine, la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo. È finita in pratica la fantastica galoppata dei giocatori giallorossi, che sono travolti in questo momento dalla folla, mentre la preoccupazione e il timore che coglie i tifosi della squadra in procinto di raggiungere grandi traguardi.